anni per un graffito. La famiglia non riesce ad accettarlo. Ed ora in Cina, per raccontarvi una storia davvero commovente, un nonno riesce a salvare il proprio nipotino che era caduto in un pozzo. Lo ha tenuto, pensate, stretto con una mano per tutta la notte. Laura Squillaci. Erano usciti per fare una passeggiata, nonno e nipote. Cercavano un po' di fresco in una caldissima sera d'estate. Il piccolo, appena 15 mesi, camminava lungo un sentiero immerso nel verde in una provincia nel centro della Cina. Non si è accorto di questo pozzo. Si è finito dentro, in una voragine profonda 30 metri. Per fortuna il nonno è riuscito ad afferrarlo con tutta la forza che aveva. Si è calato nel pozzo e lo ha tenuto per le braccia impedendogli di precipitare. 12 lunghe ore senza mai mollarlo, con il piccolo incastrato in una cavità. Ci sono volute ore di scavi, una buca, poi un'altra, momenti interminabili. Il nonno continua a reggere il piccolo con le poche forze che gli rimangono, mentre i soccorritori continuano a scavare. Ha retto fino a quando ha capito che il bimbo era quasi al sicuro. Poi non ce l'ha più fatta e il suo cuore ha smesso di battere, le mani strette a quelle del nipotino. Ancora qualche colpo di pane, i vigili del fuoco raggiungono finalmente il bambino. Avvolto in una coperta lo riportano in superficie. Sta bene, grazie a me che gli ha permesso di rimanere aggrappato alla vita. Adesso però i colpevoli che ci sia stato un buco per terra di Caltanissetta durante la manifestazione contro il sistema radar in costruzione in una base americana, decine di attivisti, state vedendo le immagini, hanno diverso la rete di protezione, hanno assaltato la base dove da ieri alcuni militanti si sono piazzati sulle antenne. Un bengala è stato lanciato contro l'elicottero della polizia che sorvola la zona, un militare della Guardia di Finanza è rimasto ferito negli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine. Continuiamo a vedere queste immagini. Cambiati i governi, Monti, Berlusconi, Letta, comprano gli F-35, fanno le basi, e la gente che rimane senza mangiare, che vergogna, e nessun italiano protesta. Mamma mia, mi vergogno, guarda, mi vergogno tanto. Laura Casone. Ma uscite tutti in piazza, cazzo! Dopo l'afa soffocante è arrivato il maltempo con violenti temporali che a Torino hanno mandato in tilt mezza città. Fortissime raffiche di vento, cariche d'acqua per le strade del centro. Impercorribile l'autostrada Torino-Pinerolo, chiusa per un paio d'ore. Decine di auto bloccate e passeggeri saliti sui tetti per chiedere aiuto. Allagata anche la stazione di Porta Nuova e pronto soccorso di Molinette e Regina Margherita. E guardate cosa ha provocato una tromba d'aria nel Cuneese. A Lesegno, un paese di 800 persone, i danni più gravi. Una ventina le abitazioni impraticabili. In 5 minuti ho visto la fine del mondo. La casa della signora Maria è ridotta così. Il soffitto ceduto, macerie ovunque. Tutt'altro scenario in Sardegna, devastata dagli incendi. La provincia più colpita, Oristano. 4 feriti, un allevatore in coma, mezzo paese e una colonia penale evacuati. Oltre 8.000 esseri. Gli unici che ci hanno guadagnato sono stati carcerati. Ma io dico, adesso che faranno? Tutto quello, chi lo recupera? Quando? Servono più mezzi aerei. Non ci sono mezzi aerei? A dover fronteggiare. Ma non c'è neanche mezzo aereo, non è che non ci sono i mezzi aerei, non c'è neanche mezzo, perché ci fossero 4-5 mezzi aerei, 6 mezzi aerei, sarebbero 3 aerei, invece ne manca pure mezzo aereo. Perduta nelle acque della Liguria, rubati preziosi reperti archeologici. Benedetta Bidini. Eccolo il tesoro. E ti pareva che non si fanno rubare pure i reperti archeologici? Gli mortacci loro, questi politici non servono un cazzo, solo comprare gli F-35. Nel nord Italia. Una organizzazione, possiamo dire, di trafugatori di anfore, reperti archeologici di vario tipo. E poi Ercolano affondano nella merda e marciscono. I reperti rotti.
L'operazione Nemo nasce un anno fa, quando dai reliti delle navi che giacciono al largo di Albenga spariscono 30 anfore. Da qui le perquisizioni che hanno portato a 28 indagati e al recupero di un vero bottino. Tra i reperti ritrovati dai carabinieri, oltre alle anfore romane, anche ciotole medievali, lampade ad olio e un anello con sigillo imperiale. C'è poi la carta nautica che ha permesso di individuare la nave romana nei fondali di Imperia. Un tesoro ancora tutto da scoprire, solo 50 anfore sono infatti state portate in superficie, altre giacciono ancora in fondo al mare e andranno recuperate con futuri lavori di scavo. Il giro del mondo in 80 giorni dal 1873, quando uno dei romanzi più noti fu pubblicato per la prima volta, Il viaggio per eccellenza, si è adattato ai tempi che cambiano. Carlotta Manno. Qui siamo alle isole Cook, qui Nuova Zelanda, Hong Kong, Nuova Zelanda e California. Siamo partiti da Roma. Abbiamo fatto Roma, Hong Kong, Perth, Sydney, isole Fiji, isole Cook, Polinesia Francese e San Francisco e Los Angeles. Tappa impresso nella memoria, il giro del mondo, quel viaggio e il viaggio della vita, non più in 80 giorni, ma da il giro del mondo, che non è il mondo del giro. Hanno poco tempo e quindi lo fanno un po' più per mettere le bandierine e vanno fino a 30, 35, in qualche caso abbiamo avuto anche un itinerario da 44 giorni per chi invece vuole veramente fare un'esperienza unica. Ci sono dei giri del mondo che costano poco più di 4.000 euro, giri del mondo che costano più di 20.000 euro. Ben 13 itinerari possibili che toccano in media. Incredibile, anche il Giro d'Italia può costare come fare il giro del mondo in 40 giorni. Verso il Giappone e per poi proseguire verso gli Stati Uniti. Il Sud America può essere sicuramente il trampolino di lancio per un ulteriore itinerario, partendo dal Brasile per andare in Argentina, spostarsi verso l'Oceano Pacifico e dal Pacifico proiettarsi verso l'Australia. Il 98% degli italiani lo sogna. In realtà sono circa 60-70 all'anno i viaggi intorno al mondo sono tanti, tipologie di viaggiatori e studenti che si prendono un periodo sabbatico dopo la laurea, coppie in viaggio di nozze e famiglie facoltose con figli a seguito. Mettete in conto 8, 9, 10 aerei da prendere, poi una valigia da acquistare per gli inevitabili souvenir, testimonianze irrinunciabili di una simile esperienza. Beh, se vuoi fatela regalare la valigia e i souvenir, se ci riesci. Della nascita di che scoperta. Una femmina di 26 anni ha dato alla luce il suo piccolo in questo video che stiamo vedendo insieme, l'intera sequenza del parto. Chiudono il servizio del telegiornale con l'ultimo pesce, il delfin. Subito dopo la mamma allatta e poi i due nuotano insieme, come si possono vedere, si può vedere in queste straordinarie immagini. A farmi riconoscere nel 1900 il pesce di chiusura, delfin. Una moda, quella dei sandali positano, che divenne sinonimo di eleganza. Oggi manca la manodopera. Ada De Santis. Ecco, vai, non ci abbiamo manodopera per fare i nostri sandali. Fatte male su misura, modellati al piede. I sandali sono il simbolo dell'artigianato. Adesso viene una multinazionale dalla Cina e se la compra, perché loro c'hanno manodopera. I personaggi del jet set internazionale. Imparano subito loro operai, abbastonati e affamati. Via via fino a Carolina di Monaco e alla figlia Charlotte, una produzione ancora molto richiesta ma che rischia di scomparire. I ragazzi non imparano, non hanno la pazienza di imparare. In tutti i lavori fatti con le mani c'è bisogno di passione. Ma vai a piegare un ragazzo di 20 anni e vai a dire vicino a un ragazzo, vuoi venire a aiutarmi nella bottega? Quello gli dice, quando mi dai? La lavorazione del sandalo comincia dalla suola, composta da diversi strati di cuoio cuciti a mano, dove vengono inchiodati listini di pelle, nessuna parte incollata. Un modello classico a ragnatela costa in media 40-45 euro, ma facilmente i prezzi salgono. Sono comode, sono pratici, sono naturali, non importati soprattutto, per cui è qualità italiana, made in Italy. È tornata in Italia Chiara Cainero, la campionessa azzurra al quinto mese di gravidanza, oro nel tiro a volo agli europei in Germania. L'ha intervistata per noi Mario Bartelletti.
gravidanza da gravida, che pesa di più, che ha più gravità, non perché sta grave, ma perché appunto c'ha più peso, c'ha lo stato dello stare più pesanti, no? Gravitare, gravidanza. I pianeti, per esempio, nelle loro evoluzioni ellittiche, nel firmamento, con le stelle e tutto il resto, stanno sempre in perpetua gravidanza, perché se no colliderebbero fra di loro, no? Si incoccerebbero. Invece la Luna, per esempio, è sempre in permanente gravidanza, perché sta gravitando intorno alla Terra. Le donne invece no, ci mettono 9 mesi e poi non stanno più in gravidanza. I pianeti invece è dall'inizio dei tempi che stanno gravitando, quindi stanno in gravidanza, perché cadrebbero gli uni addosso agli altri, ma l'orbitare li mantiene in equilibrio, quindi è una gravidanza sospesa. Capito, no? La prima a vincere l'europeo al quinto mese di gravidanza, ma soprattutto prima mamma a mettere al mondo un bambino con la medaglia d'oro al collo. Sì, così dicono, sì. Ma anche il piccolo Edoardo ha già stabilito un record. Non è ancora nato ed è già protagonista in televisione. È vero, ci avevo pensato. È vero. E sicuramente mi terrò preziosi video e li farò vedere quando sarà in grado di capire. Grande successo in America del gruppo Il Volo, i tre tenorini lanciati da Rai 1 stanno compiendo una... Grande successo per Il Volo. Riaffermano così. E dai fratelli Wright, che credo, no? Che Il Volo c'è successo. Abbiamo cantato di fronte a almeno 60.000 persone. Sai che significa le gambe che tremano? Un'emozione indimenticabile, cantare l'inno nazionale americano prima di una delle partite di baseball della squadra losangelina dei Dodgers. È una delle incredibili esperienze che Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, i tre cantanti del Volo, stanno provando in questi mesi. Accolti a braccia aperte dal pubblico nord e sudamericano che, incantato da quel fascino di italiani di altri tempi e da un indiscutibile talento, ha già fatto... Ma io guardo e non mi sembrano gli altri tempi, scusa, che c'hanno un altro taglio di capelli. Io credo che sia proprio questa ragazzi che cantano questo genere musicale, è la prima volta il pop lirico. Perché scusa, Pavarotti quando era giovane che cantava come Jimi Hendrix, e certo, i giovani e vecchi se studiano uno stile di musica che cambia, scusa, che da giovani devono fare il rock per poi passare la musica classica, no, se tu non hai mai cantato classico non potrai mai cantare... Non potrei mai cantare musica lirica se da giovane hai fatto altro. E quindi non mi meraviglia che siano giovani e cantino, non so, dicono all'antica, lirica. Perché io per esempio non ho mai incominciato a cantare. Non è che adesso che ho una certa età, magari il doppio di queste persone, mi metto a cantare classico e sfondo. Magari se sfondo le orecchie a qualcuno, io strappo agli urli. 33 minuti e 40 secondi, termina qui l'edizione di prima serata del TG1, vi lascio ai programmi della rete, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo domani. Ai programmi di internet? Avete capito? Dal TG ci lasciano ai programmi della rete, quindi vi lasciano ai miei programmi, ai programmi di Shanten Chan. Vabbè, scherzi a parte. Vi ringrazio molto di seguirmi. Adesso l'ho registrato perché sembra che il live non lo piglia, Spreaker, perché ho fatto un live questa mattina e non l'ha pigliato. Claro, vamos a hablar de Carlos Maglio, el árbitro cuestionado. E allora vi dicevo. Me queda muy claro que ellos fueron partícipes porque si bien no los pudieron ubicar físicamente en el lugar, que yo, o sea, tutti voi, tutti noi abbiamo raggiunto 10.100 e passa di visioni in YouTube e ciò gli iscritti sono 105.
E questo, per, non so, 5, 4, 5 mesi che sto in YouTube. Pazzesco, io nel 2010 non ho ottenuto risultati così. Lo devo dire. Vi ringrazio tutte e tutti. Mi raccomando, seguitemi. Facebook, YouTube, Twitter, Vimeo, Dailymotion, Google+, Spreaker.